Stefano De Martino, stanco di stare a guardare, ha finalmente preso in mano la situazione e fatto qualcosa di inaspettato. Stefano De Martino ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava. Quello che è successo non era mai avvenuto prima e per questo tutti sono rimasti senza parole, colpiti dal suo comportamento. L'ex ballerino è pronto per il suo ritorno in TV. In questa nuova stagione televisiva lo vedremo in nuove vesti. Dopo aver dato prova di essere anche un ottimo conduttore, ancora una volta lo vedremo alla guida del suo bar Stella. Stasera tutto è possibile e uno show tutto nuovo. De Martino Show. Ma oltre ad essere bello e bravo, e ad avere una buona presenza scenica, sembra che a colpire sia anche la sua voce. Uscito da poco nelle sale, il cartoon Elemental vanta infatti un doppiatore di eccezione. È di Stefano la voce del personaggio Wade. E sua sarà la voce narrante della prossima stagione del collegio. A quanto pare l'ultima, in onda dal 24 settembre. Una vita professionale piena e soddisfacente, che però non va di pari passo con quella amorosa. Pare proprio che l'ennesima crisi nel suo matrimonio con Belén Rodríguez sia questa volta molto seria e forse irrecuperabile. Stefano De Martino. Il gesto inaspettato. Quello tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez è un matrimonio da sempre caratterizzato da alti e bassi. Periodi più o meno brevi in cui la coppia si allontana per vivere nuove avventure. Durante una di queste crisi la showgirl argentina ha mezzo al mondo una bambina, Luna Marie, con un altro. E di recente sembra proprio che i due siano nuovamente ai ferri corti. Quelle che erano solo voci però sono diventate certezze quando Belén è uscita allo scoperto con l'imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. I due sono amici di lunga data. E sembrano essere molto vicini, forse troppo. Come l'ha presa Stefano? Fino ad oggi è rimasto in silenzio, e si è dedicato al figlio Santiago. Ma ora ha compiuto un gesto davvero inaspettato. Sembra proprio che anche Stefano De Martino abbia deciso di voltare pagina. Il settimanale Chi lo ha infatti pizzicato in dolce compagnia. Il servizio a lui dedicato lo mostra con una ragazza, una certa Martina, con la quale ha avuto una cena a lume di candela in un locale di Milano e con la quale ha passato la notte. Scrive il giornalista. E, la prima volta che vediamo De Martino andare a cena con una donna che non sia Belén e tornare a casa con lei per trascorrere la notte insieme. Qualcosa è cambiato. In questi anni, infatti, De Martino ha avuto dei flirt, quando non era legato a Belén, ma non era mai stato immortalato in modo inequivocabile come nelle immagini che vedete. Forse ha abbassato le difese, forse questa ragazza gli interessa veramente. Di certo c'è che con Belén è finita, ed entrambi hanno voltato pagina. Sarà davvero così?